E siamo tornati puntuali con il nostro appuntamento della serata per il weekend. Siamo nel pieno del nostro ciclo dedicato al cinema italiano, il nuovo cinema italiano. Luca, ben trovato. Ciao a tutti, e buonasera. Anche questa sera abbiamo per questa puntata il regista del film che vi proponiamo, Una nobile causa, in collegamento. E così sarà un po' lui insieme a te a presentare questo film che proponiamo. Ci rende orgogliosi anche aver dato spazio al cinema italiano, aver dato spazio in TV al cinema in generale. Questo è l'ultimo di questo miniciclo italiano, poi chiuderemo con un classicone, però insomma ci dovete seguire, quindi non vi dico che cos'è. Luca. Allora, sì, intanto grazie a Emilio Briguglio che abbiamo in collegamento da Padova. E lui è padovano. E il film che presentiamo stasera è Una nobile causa, un film del 2016, uscito nel 2016, magari è stato registrato prima, cioè filmato prima, però ecco, è un film anche importante perché per appartenere al cinema indipendente ha anche una certa qualità. È una qualità che di solito nel cinema indipendente si trova raramente, anche delle riprese, della fotografia, delle immagini, diciamo subito questo. E anche un cast che di notevole... Volti conosciuti e anche bravi, che è una recitazione corale, diciamo, non emerge nessuno in particolare, ma la capacità degli attori e di Emilio nell'aver diretto il film è proprio di dare questo aspetto di coralità. Diciamo subito che abbiamo... attori, insomma, da Roberto Citran a Francesca Reggiani, Catania, poi abbiamo poi ce li completi tu magari, ecco. Diciamo che questo film parla della ludopatia, cioè del problema del gioco d'azzardo, di quello che può diventare anche una dipendenza dal gioco di azzardo, però probabilmente non è neanche solo quello per chi vedrà il film, no? Cioè non è che si parla dello specifico, intanto è una commedia, viene affrontato con il tono della commedia a scatole cinesi, con anche un po' di thriller, di suspense, anche se non c'è da trovare un assassino, però c'è da trovare un mystery, diciamo. Poi ecco, lascio la parola a te per spiegarci meglio. Tra l'altro diciamo che Emilio Briguglio ha anche una storia particolare, perché non nasce come cineasta ma come medico. La professione iniziale era quella del medico, anche affermato perché è stato primario, come ci diceva, del pronto soccorso, direi proprio di primo specialista impatto. In chirurgia generale, insomma, e poi è stato anche chitarrista, attore, sia teatrale che cinematografico, e ora si sta dedicando alla parte dello spettacolo e del regista anche cinematografico con quasi la totalità del suo impegno. A te la parola. Sì, mi sono anche dimesso dall'ospedale per fare questo, cioè un po' una cosa strana, ma comunque ripeto, ho fatto una mia biografia per far capire un pochino a chi interessa chiaramente i miei passaggi. No, aggiungo per gli attori, aggiungo Nadia Rinaldi, Massimo Fuschi, Rossella Infanti, la figlia del grande Angelo Infanti, non so se vi ricordate, sì. Angelo Infanti, che ha fatto anche Il Padrino parte prima, un grandissimo attore Angelo, grandissimo attore, sì, e anche la figlia è grande. Purtroppo il cinema italiano è così, molte volte certi talenti vengono scoperti in ritardo oppure non vengono affatto scoperti. La cosa è una cosa che spiace, insomma, per io Rossella io l'ho vista solo nel provino, non mi interessava quello che aveva fatto, eccetera, però ha fatto una parte importante. Poi c'è Giorgio Careccia che ha fatto, che è un ragazzo che io ho visto in un punto e basta, cioè tante volte, perché io sono per quanto riguarda la mia scuola di regia, io guardo molto la recitazione più che la tecnica, ecco, questo tengo a precisarlo. Mi piace moltissimo, cioè io non sopporto vedere film recitati male. Succede tante volte che uno si adagia invece. La storia di Una nobile causa è partita dalla mia esperienza di medico, fondamentalmente, perché ho avuto l'occasione di vedere molti ludopatici, che la ludopatia è veramente una malattia terribile, e ho assistito ad alcune sedute. Naturalmente da questo ho capito, volevo fare un film, non un
commedia, ma un drammatico. Però dopo, quando ho visto anche la ilarità in certe persone, io guardo sempre il sottofondo un po' comico, ho detto al produttore facciamo una commedia, lui era molto contento, però purtroppo la commedia molte volte non viene molto valutata nell'ambito cinematografico, soprattutto presso i critici. Ma comunque il film è andato bene, quindi... ecco, cosa volevate sapere? Ecco, diciamo intanto Massimo Bonetti per completare anche il cast. Sì. Ecco, era il nome che non mi veniva prima. Ecco. Che comunque erano tanti. Poi fa una parte più piccola, minore, però sono importanti proprio queste parti minori perché danno, come dicevo, il senso della coralità e anche si vede che c'è una buona Massimo sintonia. Un no? Ecco, direi che... l'altra cosa che ti volevo chiedere, ecco, c'è un discorso che poi magari vedremo verso, anche commentandolo alla fine per non svelare nulla, ma il discorso sulla commedia, ok, ma l'amore, no? Ecco, una riflessione sull'amore come possibilità di risoluzione e anche forse come della crisi del nostro tempo, non soltanto della ludopatia in qualche modo. È corretto questa visione? Giustissimo, l'amore... Noi abbiamo pensato a fare scene proprio d'amore, ma non intese in senso di proprio sessualità o cose. Cioè, proprio l'amore vero, quello che molte volte può salvare una persona. A me personalmente, parlando della mia storia personale, mi ha salvato da delle crisi che avevo personali, depressive, anche in certi casi, ancora parliamo di tanti anni fa, ma dovuto al fatto che molte volte, sapete, io la professione di medico la concepisco in una certa maniera, la concepisco come e molte volte, cioè, la concepisco come curare i malati o interessarmi delle persone. Quando arrivi a certi livelli, poi sai, devi badare ad altre cose e questo non mi andava bene. Per cui la cosa importante è che molte volte però queste cose ti mandano in crisi. E a me, per esempio, a me personalmente mi ha salvato l'amore per il cinema, l'amore per il teatro. È veramente stato un amore vero, grande, un qualcosa che mi faceva dormire bene la notte, mi faceva pensare ai momenti più belli con i miei genitori e con mia moglie, con mia figlia, chiaramente. Anche, cioè, praticamente l'amore vince su tutto, secondo me. E anche, è una frase fatta, però a me va bene. E sinceramente nel film ho pensato che l'amore fra i due personaggi principali potesse salvare e dopo si vedrà come andrà a finire, insomma. Infatti. E diciamo anche che c'è una bellissima colonna sonora, punteggiata anche dall'aria a Teocara di Bellini, dei Puritani, che apre anche il film. Quindi diciamo che conduce in qualche modo anche a questo esito finale, che è però tra la commedia, ma come vedrete è anche una commedia del profondo, si potrebbe dire, no? In qualche modo. Sì, non è una commedia classica dove ci sono quelle cose che, insomma, che si fanno normalmente nelle commedie italiane adesso, non la commedia all'italiana di una volta, che è un'altra cosa, certo. Quella di Norisi, Monicelli, cioè le robe sacre che non si possono toccare, non c'entra niente. No, ho pensato pure di fare una cosa, poi avendo degli attori fantastici come quelli che abbiamo nominato, veramente, poi noi abbiamo fatto delle prove anche quando avevamo la sceneggiatura con un mio amico d'infanzia, che è un mio ex compagno di scuola, fa le tante cose, che citano appunto Roberto Bobo, e con lui abbiamo provato, abbiamo fatto, eccetera, perché studiare le battute non era facile, poi farle recitare, i due attori principali hanno fatto 2 o 3 mesi di coaching, venendo qua a Padova a fare coaching da Roma, cioè non è, di solito succede l'inverso. E sono stati veramente bravi, poi il produttore ha avuto veramente una grande lungimiranza, poi devo sottolineare anche l'aiuto che ci ha dato un produttore di Verona, che è stato veramente veramente gentile, perché collaborante, resiliente, diciamo, è stato molto molto nel farci anche trovare molte volte le location e altri attori, insomma, del luogo. Ecco. Bene, adesso magari ci vediamo il film e poi ci ricolleghiamo per la chiusura, ok? Ok, grazie.